Bentornati cari amici di Live Social, ancora qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale, ancora qui con nuove interviste e nuove storie da ascoltare e condividere. Vi ricordo come sempre il nostro hashtag interviste storie per poterci cercare sul web e per poter ricondividere le video interviste dei nostri ospiti che scelgono di venirsi a raccontare i nostri microfoni. In studio con me c'è il dottor Kamran, medico chirurgo, osteopata e agopuntore. Benvenuto. Grazie. Benvenuto, grazie mille per averci dedicato questo spazio e questo intervento. Grazie a voi. Bene, grazie. Allora iniziamo subito, dottore. Le chiedo, da quanto tempo è intanto che svolge questa attività? Da quasi 30 anni. Quasi 30 anni, quindi insomma è una storia la sì, sua. Sì, sì. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. E che cos'è che l'ha portata a scegliere questo mestiere all'epoca, quindi tanti anni fa quando ha iniziato, e che le dà la forza e la voglia di farlo continuamente? Ho visto che l'osteopatia è una scienza veramente fantastica, che guarisce veramente varie patologie del corpo, specialmente nelle cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, altre patologie della colonna, sia dell'anca, del ginocchio, dei piedi. Adesso ne parleremo. Delle spalle, sì, sì. Quindi è stato attratto da queste varie radicamenti, sì, che poi è andato a studiare nel dettaglio. Ok, iniziamo subito a parlare della figura dell'osteopata, no? Diamo anche una definizione generale. Osteopata è una figura che, diciamo, osteopatia nasce nel 1874, quando è nato anche Guglielmo Marconi, diciamo, certo, proprio lo stesso anno. È nato da un dottore, fondato da un dottore, diciamo, in America nel 1874. Lui fondò l'associazione di osteopati americani, poi da là è cominciato la sua storia. Bene, quindi questa insomma è un pochino la storia di quella, sì, che è l'osteopatia, che lei si vede che ha studiato proprio nel dettaglio, è stato precisissimo. Grazie. Allora, parliamo anche a questo punto dei disturbi che mi stava lei accennando, no? Quali possono essere la cervicalgia e anche quelli che insomma mi stava dicendo lei, anche sì, a livello sì, sì, di lombalgia, eccetera. Allora, ci dica su questi disturbi, anche per dare dei consigli ai nostri radioascoltatori, un po' di la prevenzione che possiamo assumere, sì, e soprattutto anche quali sono, in che cosa consistono questi disturbi, quando ci dobbiamo preoccupare? Nelle cervicalgie, per esempio, noi ci dobbiamo stare attenti a questi sintomi: mal di testa, formicolia alle mani, naso chiuso, le orecchie tappate, gli occhi appannati, le vertigini specialmente, gonfiore alle mani, diciamo anche tanti altri sintomi, tachicardia, specialmente tachicardia, è uno dei sintomi particolari delle cervicalgie. Perciò la gente appena vede questi sintomi deve rivolgersi dall'osteopata, anche dal medico, prima di tutto ortopedico, poi dall'osteopata, portando con loro specialmente le risonanze magnetiche che hanno fatto sia della cervicale, dorsale, lombare. Perciò così vengono valutati loro patologie, perché per le cervicalgie le mobilizzazioni sono un atto che porta la colonna oltre il suo limite di funzionalità. C'è un movimento di scrocchio. La gente non deve avere paura di quello scrocchio, non sono le ossa che si toccano o si rompono. È vero, si è un po' ancora. No. Abbiamo ancora qualche limite sul lasciarci andare, no? Sì, perché sì, abbiamo paura che ci faccia male, quando invece i benefici si vedono dopo, sì, giusto? Lo scrocchio esiste un gas nel liquido dell'articolazione, che è quello per effetto del vuoto, quando si gira il collo o la schiena, scoppia. Col gas scoppia, poi si sente quel rumore di scrocchio proprio, perciò non è niente di particolare. Quello chiude i pori dei muscoli, dove entrano le sostanze nocive coi nervi, che arrivano sostanze nocive coi nervi ai muscoli. Perciò chiude quei pori e con lo scrocchio libera il muscolo, rilassa la muscolatura proprio. Io quando faccio le manipolazioni cervicali, assolutamente, cioè, la gente proprio si alza e dice: da 40 anni che non mi sentivo bene così, veramente, perché li rilassa la muscolatura proprio. C'è bisogno di più di un intervento, di più di uno scrocchio, oppure basta, sì, anche solo una seduta? No,
può essere anche con una seduta, si risolve a volte, maggior parte delle volte, può essere bisogno di altre una decina di sedute, così si può risolvere anche così, inserendo anche altre terapie insieme a fisioterapia, tecarterapia, laser terapia. Io faccio anche agopuntura insieme, perciò associo tutto insieme e cerco di curare i pazienti così. Ecco, mi permetto di portare il focus su quella che è appunto l'agopuntura. Sì. Anche su questo siamo ancora non tutti, siamo un po' scettici, no? Ancora non ci fidiamo di questa agopuntura. Diamo una definizione a quella che è l'agopuntura e cosa avviene quando un paziente viene da lei e deve fare appunto l'agopuntura. L'agopuntura è una scienza che ha 5.000 anni di storia. Perciò da 5.000 anni che funziona. L'agopuntura per i cinesi, noi siamo fatti di energia, questa energia circola nei meridiani del corpo, c'è un'energia universale che si chiama Qi, questa entra nell'organismo che è un contenitore per questa energia, si divide in due energie Yin e Yang, queste due energie circolano nei meridiani, nei canali del corpo. E quando c'è un blocco per un meridiano, su un meridiano, per esempio per una cervicalgia che c'è un blocco al collo, in quel meridiano si blocca con l'energia. Mettendo gli aghi nei vari punti energetici, con gli aghi liberano e fanno circolare meglio questa energia nel corpo. Ah, quindi è molto interessante, io non sapevo nello specifico come funziona. Sì, l'agopuntura proprio anche stimola le cellule dell'organismo a produrre le endorfine, che sono muscolo rilassanti, proprio rilassano la muscolatura e proprio danno un senso di benessere proprio. E quanto dura una seduta di agopuntura? Da 30 a 40 minuti, tra 30 e 40 minuti. E anche di questa, come nella terapia di cui parlavamo prima, c'è bisogno sempre più di una seduta o anche con una... Agopuntura sì, in genere io faccio 10 sedute, 15 sedute, dipende dai casi pure. Quali sono i benefici? Si usa anche nella medicina estetica agopuntura, proprio nei punti energetici, sul viso addirittura. Ok, perfetto. Quali sono i benefici quindi che poi il nostro corpo trae da questa... Un rilassamento muscolare insieme all'osteopatia, insieme alle manipolazioni, si rilassa molto la muscolatura. Quando i muscoli sono rilassati anche le vertebre si liberano. Quando c'è un blocco cervicale per un colpo di frusta cervicale che prende uno, viene tamponato, c'è un'autodifesa del nervo a livello cervicale, dei nervi cervicali, che bloccano il collo, e un'autodifesa del nervo blocca il collo, dice non devi muoverti né a destra né a sinistra il collo, se si muove il collo io mi irrito, perciò come se arrabbiassi il nervo, dice certo. Io ti blocco, perciò deve essere bloccato proprio il collo, il nervo dopo un periodo abbastanza lungo diciamo si rilassa e poi uno facendo anche le terapie naturalmente, sia le manipolazioni, specialmente nei colpi di frusta, le manipolazioni sono indicati perché si libera la vertebra, si liberano le vertebre, si liberano i nervi, c'è un minore schiacciamento nervoso dei nervi cervicali e in questi casi succede anche specialmente sintomi sono le vertigini, mal di testa, nausea, vomito addirittura, parestesia alle mani, gonfiore, formicolia alle mani, dolori alle spalle specialmente, quando nervi cervicali, quinto, sesto, settimo nervo cervicale innervano le braccia, quando uno ha le formicolie alle mani, quello causa dolori alle braccia, alle mani, perciò per questo si devono rivolgersi assolutamente dall'osteopata per fare anche fisioterapia. Bene, ha fatto bene insomma darci tutte queste indicazioni, è stato molto preciso, quindi abbiamo dato anche l'idea a chi dei nostri radioascoltatori insomma avesse bisogno di una figura professionale anche grazie. Come lei. Allora io lascerei per i nostri radioascoltatori che in questo momento la guardano anche in video qualche informazione in più per poterla contattare, il cellulare che è un 333 3802 808, sì. La trovano in via Bruno Buozzi 9 a Pomezia, sì. E per quanto riguarda l'indirizzo mail, kami@aol.it. Io ringrazio tantissimo il dottore di essere stato qui con me. La ringrazio, grazie a voi per avermi invitato. Grazie a lei, la saluto e le mando un grande in bocca al lupo per tutto.